Oggi ragazzi siamo su Makeover Studio 3D. In pratica saremo delle estetiste a tutti gli effetti. Dovremo creare il trucco, aggiustare le labbra, insomma una serie di cose che fanno le vere estetiste. Ovviamente è la prima volta che ci gioco insieme a voi, quindi vediamo cosa succede. Allora guardate, a questa ragazza qui devo fare il contouring, quindi ecco qui, questa è una parte, perfetto. Ora devo spostarlo. Non è uscito molto perfetto, però sto imparando. Guardate qui, perfetto, mi dice anche bel lavoro, quindi io credo che sia tutto corretto. E ora dobbiamo andarlo a spalmare. Dobbiamo stendere l'illuminante. Ah, e soprattutto ragazzi, voi vi sapete truccare? Cioè, io devo essere sincera, ci provo tantissimo a truccarmi bene. Non sono malaccio, però non sono una vera e propria truccatrice. Però vediamo se nel gioco riuscirò a creare dei trucchi perfetti. Ovviamente prima di vedere il trucco finito, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like sotto a questo video. Allora, ora dobbiamo andare a sfumare tutto. Guardate ragazzi, perché ovviamente quando uno inizia a mettere tutte le cose sul viso, vedendole così sembrano brutte. Ma la vostra Dani, truccatrice professionista, non sbaglia mai. Guardate come sta uscendo perfetto con le sfumature. Ok, ora dall'altro lato, guardate qui, man mano tipo si vedono dei segni sul viso strani. Io spero sia corretto. Ah sì, è tipo polverina. Ok, perfetto. Ora ecco qui, la mia cliente è contenta, anche se non so perché la fronte ancora si vedono i brufoli. Però per essere la prima cliente è bellissima. Ecco qui, ora abbiamo guadagnato il fondotinta, quindi man mano che andiamo avanti con le nostre clienti diventeremo bravissime. Ecco qui, guardate, qui ci sono tutti gli accessori che man mano andremo a sbloccare, tipo anche i vestiti. Faremo la ceretta. Ai ai, io odio farmi la ceretta, devo essere sincera, fa un male che non vi so descrivere. Però bisogna farla per essere belle e soprattutto non pelose. Allora, vediamo un pochetto qui cosa possiamo fare. Ah, possiamo creare il nostro centro estetico e ovviamente ci serviranno man mano sempre più soldi. Allora, innanzitutto questa volta dobbiamo andare ad applicare il fondotinta, ragazzi, perché guardate, ha tantissime imperfezioni e il fondotinta va messo in maniera omogenea su tutto il viso. Guardate qui, cioè, oh, sono bravissima. Se volete farvi truccare da Dani, mi raccomando, scrivetelo nei commenti e io verrò da voi a truccarvi. Sì, ci divertiremo tantissimo insieme. Ecco qui, ho avuto 3.700 like. Oh mamma mia, non ci posso credere. E ora abbiamo anche il rossetto e l'ombretto, quindi credo che le cose più importanti ce le abbiamo per creare un vero e proprio trucco. Guardate, ho anche una nuova assistente. Come la chiamiamo questa nuova assistente? Io la chiamerò Giusilla. Giusilla, l'assistente di Dani. Ok, perfetto. Cliente speciale. Ma questa... Oh oh, devo partecipare a un evento adesso. Mi aiuti a prepararmi? Ovviamente che ti aiuto. Magari diventeremo delle truccatrici famose di Hollywood. Eccola qui, ragazzi. Allora, questa volta dobbiamo essere molto precisi, perché il rossetto credo che sia tra le cose più difficili da mettere. Soprattutto bisogna metterlo alla perfezione. Però, guardate, per essere la prima volta a metterlo in questo gioco, direi che l'ho messo perfettamente. Ora mettiamo anche un po' di ombretto. Guardate che bello, è tipo luccicoso da discoteca, bellissimo, a me sta piacendo. No 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 no, qua lo devi mettere, ok, mi piace davvero tanto. Eccolo qui, perfetto. Speriamo che la mia cliente VIP sia contenta, altrimenti sarà la fine per il centro estetico di Dani. Ecco qui, perfetto. Man mano che andiamo avanti sbloccheremo anche tantissime altre persone che ci possono aiutare. Allora, secondo me possiamo migliorare, esatto, lo stile del nostro centro estetico. E poi
aggiungiamo un po' di decorazioni. Qui ci sono i nostri accessori e ora iniziamo. Vediamo un po' questa cliente cosa vuole. Devo applicare il fondotinta, guardate qui, un po' più scuro perché ovviamente ha già la carnagione più scura rispetto a quella classica come la mia, che sono bianca, bianca, bianca. Infatti, cioè, io ci provo ogni estate ad abbronzarmi, ma non ci riesco mai, sono sempre così bianca come un vampiro. Voi invece siete già abbronzati e siete già andati al mare? Scrivetemelo nei commenti. Ora dobbiamo fare sempre il contouring, ma questa volta, ragazzi, ho imparato. Infatti mi ha detto grandioso. Grazie, grazie. Io lo so di essere bravissima perché voglio guadagnare sempre più clienti in modo tale da diventare delle truccatrici famose. Guardate. Ok, ripasso da questa parte. Perfetto, ci siamo. Ora dobbiamo stendere di nuovo l'illuminante. Comunque, se a voi piace tantissimo truccarvi, questo è il gioco che fa per voi. Ma soprattutto serve anche per imparare a truccare. Ad esempio, io il contouring, così si chiama questa cosa che sto facendo, non l'ho mai messa perché, devo essere sincera, non sono mai stata brava. Però dopo questo gioco magari riuscirò a farlo. Ecco qui, ora andiamo a sfumare tutto. Guardate quanto siamo veloci. Dobbiamo muoverci perché se no non riusciamo a prendere tutte le clienti che vogliamo. Perfetto. E ora abbiamo guadagnato anche la spazzola d'oro per fare delle fantastiche acconciature. La nuova assistente ancora non l'abbiamo sbloccata, però iniziamo con il livello 5. Allora, qui la situazione è un po' più grave. Guardate, questa ragazza ha parecchio acne, cioè parecchi brufoletti. Però noi riusciremo a farlo perfettamente. Sto cercando di farlo in maniera veloce, così andremo avanti e vi farò vedere cose nuove che succedono in questo gioco. Perché, come vedete, oltre a questo, avendo sbloccato la spazzola, possiamo anche farle i capelli. Cioè, bellissimo. Io quando ero piccola e giocavo alle Barbie, li aggiustavo tantissimo i capelli. Anche se delle volte, per fare dispetto a mia sorella, tagliai i capelli ad una Barbie. Lo so che non si fa, ragazzi, però mi ero arrabbiata così tanto che ho voluto vendicarmi. E quindi mia sorella si ritrovò una Barbie con i capelli cortissimi fino a qui. Fu un litigio davvero, davvero brutto. Guardate come abbiamo sfumato tutto e levato le imperfezioni. Perfetto. E ora dobbiamo creare l'acconciatura. Questa volta è la prima volta. Guardate, ci sono diverse acconciature molto carine. Queste ultime due non possiamo ancora farle, però sono indecisa tra queste due. Secondo me i codini rosa, sì, lo so che è il mio colore preferito e quindi sono a favore, ma le stanno benissimo. Vediamo se è rimasta contenta. Perfetto, credo proprio di sì. E guardate quante reazioni con i cuoricini il fuoco sta ricevendo. Ora inizieremo anche a poterla vestire. Faremo acconciature, ma anche sceglieremo l'outfit per la grande serata. Magari ci sarà qualche ragazza che deve andare a cena con il fidanzato e quindi io dovrò renderla bellissima. Ed ecco qui una cliente speciale. E tra l'altro devo anche sbrigarmi perché va molto di fretta. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo scegliere. Allora, secondo me questo colore qui le sta bene. Questa volta ho cambiato e ho scelto il fondotinta brio. L'altra volta avevo scelto il mocha, ma secondo me questo qui è perfetto. Quindi, ragazzi, cioè, dovete lasciare tantissimi like e soprattutto iscrivervi al canale, perché dobbiamo diventare una grossa famiglia di Daniel Robby Gaming. Ora aggiungiamo il rossetto. Questa volta voglio cambiare e metterò questo rossetto qui. Secondo me è molto carino sulle labbra di questa ragazza. Perfetto. E ora l'ombretto. Io adoro gli ombretti che luccicano. Infatti, solitamente, se avete visto gli scorsi video di Daniel Robby Gaming, avevo degli ombretti super luccicosi. Ovviamente voglio sapere il vostro preferito. Ed eccola qui, la nostra super VIP pronta per andare al grande evento.
e abbiamo sbloccato una nuova assistente. Questa qui la chiamerò Carmela. Sì, non so perché, ma adesso ho in mente il nome Carmela, fa molto ridere. Ed ecco qui, siamo al livello 7 e abbiamo 1250 euro. Allora, direi di migliorare sia le pareti, ecco, bianche mi piacciono molto di più. E poi basta, qui stanno incominciando a costare tanto le cose. E guardate, posso cambiare assistente. Chi scegliamo? Carmela o Priscilla? Beh dai, scegliamo Carmela. Dobbiamo applicare il fondotinta. Secondo me mettiamo il sabbia, perché ha la pelle molto rovinata, quindi dobbiamo coprire tutte le imperfezioni. Ora mettiamo il rossetto rosso. Ok, perfetto. Guardate quanto è bella. E ora voglio provare questo colore qui di ombretto. No, bellissimo, ragazzi. Voi quale preferite? Questo qui viola oppure quello lì dorato da party serale? Questo devo dire che con l'abbronzatura risalterebbe tantissimo. Ed eccola qui. E abbiamo anche ottenuto la lametta per una vera e propria ceretta, ragazzi. Questa nuova assistente che stiamo per sbloccare devo dire che sarà molto carina, secondo me. E guardate, per la prima volta faremo i baffetti, ragazzi. Allora, ho molta paura. Ah, ok, ma non devo tirare. Vabbè, allora è facilissimo. Io pensavo che fosse quella ceretta tradizionale che devi mettere la cera e poi fare zoom così. E vi giuro, vedi, non lo so, vedi tipo gli alieni nel cielo per quanto dolore fa. Però ovviamente è soggettivo e devo essere sincera. Ora trucchiamola ed ecco qui. Perfetto. E ora scegliamo un'acconciatura. Oh mamma mia, ma questi capelli la fanno molto vecchia. Ma quanti anni ha questa cliente? Allora, anche se non mi piacciono, devo essere sincera, io scelgo questa acconciatura perché l'altra mi sa molto da vecchia di 50 anni. Perfetto. E ora abbiamo ottenuto anche lo sbiancante per denti. Ragazzi, se volete vedere come trucco questa cliente speciale, scrivete nei commenti: Dani, sei bravissima a truccare. E noi ci rivediamo domani in un prossimo video. Vado, ciao!